sei un giornalista e qualcosa da dire ce l'hai sempre. Hai qui Fabrizio Ferrigno, la tua domanda a No, per Fabrizio favore. Poco fa fuori onda parlavamo di... Adesso siamo in No, onda invece, adesso siamo in onda, ci sono testimoni. No, invece chiedevo, in fase di campagna acquisti, questa cosa mi ha impressionato perché l'hanno detta anche altri dirigenti, quindi sostanzialmente la verità, quanto conta l'uomo in questa categoria? Perché comunque ripercorrendo, ricostruendo, perché non li conoscevo tutti, cioè, siamo stati abituati a seguire altre categorie. Quando in terza serie arrivavano gli acquisti, tutti ci chiedevano, andavamo a spulciare carriere che poi magari sono poco pubblicizzate perché chi gioca in terza serie sta un po' più nell'ombra. Per esempio, la storia di Russotto, se c'è un retroscena, me la racconti perché è un ragazzo che ha cominciato a Napoli, esordio e sostituisce Zalaieta, 15 presenze, poi mi ha confessato, sono uscito fuori di testa perché non reggevo a 20 anni l'impatto con la Serie A e con la piazza di Napoli e la Salernitana ha lasciato perdere, è venuto qui. Ora, io l'ho visto in un amichevole a Gela e in campo ieri. Ha un passo in più in fase di proiezione offensiva, come gioca la palla, come la recupera, perché è bravo un giocatore ad andare in progressione perché ce l'ha nelle corde, soprattutto nelle gambe, ma a recuperare il pallone, a ripartire, a dialogare, no. Cioè, come si lascia libero un giocatore così? Poi dico a Russotto, se ci segue ai dirigenti, deve continuare così perché una partita non fa... Il giocatore, no. giocatore, però ci sono dei segnali, delle cose insite all'interno di questo bagaglio che ha infinito, credo, che fanno ben sperare. Allora, Andrea Russotto è un calciatore che con la Lega Pro c'entra poco per le qualità tecniche che ha, che possiede. È un ragazzo che va gestito. Un ragazzo che va gestito perché altrimenti se avesse avuto tutti i presupposti non giocava in Lega Pro. La gestione è molto importante. Noi prima parlavamo dell'uomo. Noi prima di prenderli ad uno abbiamo sempre chiamato, abbiamo sempre parlato con i ragazzi, con tutti, proprio per sentire a pelle anche, oltre che la conoscenza che avevamo su tutti. Proprio per sentire la voglia di venire a Catania, che poi dopo 2 secondi l'accordo si trovava. Andrea Russotto non è che è stato mandato via dalla Salernitana. Ci siamo messi noi quasi a pregare la Salernitana per farlo cedere. Il ragazzo stava anche giocando in Serie B, solo che poi è stata forte la nostra pressione e il ragazzo ha lasciato la B per venire a Catania e questo la Salernitana non voleva, anche il procuratore Zavaglia non voleva che il ragazzo lasciava la B perché aveva fatto quasi una scommessa, aveva un grosso contratto lui a Catanzaro, aveva anche rinunciato a qualcosa per andare in B. Poi appena ha sentito Catania, 2 giorni, il ragazzo è sceso subito in Lega Pro, se così si può dire. C'è una domanda su Russotto, Cristiano. No, c'è proprio un messaggio su Osservazione. Russotto. Dicono squadra discreta, centrocampo da lotta. È un Russotto che sembra il mascara dei tempi belli. E finalmente gente che corre. Ma in Lega Pro se non corri non porti la pagnotta a casa. In Lega Pro è la palla la vedi più in aria che in terra. Ci vuole gente determinata, gente che corre, che è una frase fatta forse, che suda la maglia, ma io intendo dire suda la maglia perché corre come hanno fatto ieri quando specialmente eravamo in difficoltà che si aiutavano tutti, altrimenti non riuscivamo a portare il risultato a casa. Questo è di buon auspicio per il proseguo del campionato, vedendo una squadra del genere. A volte si possono limitare oppure si possono aggiustare dei difetti di una squadra. Ma questa è una caratteristica che o ce l'hai o non ce l'hai, la determinazione e la cattiveria agonistica. Fabrizio.